Dire cos'è la decrescita, questa decrescita felice, e se in qualche modo questo spettacolo che abbiamo fatto esprime qualche messaggio appartenente anche a questa teoria, qualcosa, non lo so se poi è arrivato al pubblico, se è arrivato a te. È arrivato a me e è arrivato al pubblico, perché sentivo dei commenti di persone che percepivano perfettamente tutti i significati, gli insiti della gestualità che stavate facendo e nel percorso che avete fatto. Allora, la decrescita, cerchiamo di capire un pochino. All'inizio c'era questa vita ossessiva sul produci, consuma, crepa. Se, e c'erano alcuni che andavano in automobile, quando si va in automobile si consuma della benzina, quindi si fa crescere il prodotto interno lordo. Se per fare lo stesso percorso si trovano delle code e degli intasamenti, si consuma più benzina. Quindi si fa crescere di più ancora il prodotto interno lordo. Quindi perché vi incazzate quando state in coda in automobile? Dovreste essere contenti perché sta aumentando il vostro benessere. Va bene? Se c'è una casa mal costruita, che disperde calore dalle finestre, dalle pareti, dal sottotetto, consuma più gasolio o più gas per il riscaldamento di una casa ben costruita che non spreca calore. Una casa mal costruita fa crescere il prodotto interno lordo più di una casa ben costruita. Quindi dobbiamo volere che le nostre case siano mal costruite? Ecco, allora, la decrescita è la capacità di fare delle scelte per diminuire la produzione e il consumo di merci che fanno crescere il prodotto interno lordo ma che non hanno nessuna utilità, che non sono dei beni. Quindi se la crescita misura la quantità di ciò che viene prodotto, la decrescita vuole valutare la qualità di quello che viene prodotto e vuole ridurre la produzione di cose che sono inutili. Vi faccio ancora due esempi, poi finisco questa introduzione. Il primo esempio è quello che noi buttiamo tra i rifiuti un valore di cibo pari al 3% del nostro prodotto interno lordo. Se fossimo più saggi, io mi ricordo che mia mamma mi diceva sempre: mettiti nel piatto meno cose di quelle che puoi mangiare, poi se hai ancora fame prendine ancora di più, un'altra volta, ma non lasciare delle cose nel piatto. E se qualche volta capitava che qualcuno di noi fratelli si riempiva il piatto più di quello che poteva mangiare, si diceva sempre: occhi più grandi della bocca. Se diventassimo saggi come era la generazione di mia mamma e dei miei nonni, noi non butteremmo più il cibo dei rifiuti e il nostro PIL diminuirebbe del 3%. Avremmo qualche danno? Avremmo qualche difficoltà? No.
ci sarebbe un miglioramento della qualità della vita, perché il cibo che si butta va a finire nei rifiuti, aumenta uno dei problemi più gravi che noi abbiamo. Ed è quella parte dei rifiuti che diventa putrescibile, che manda cattivo odore, che fa del percolato nelle falde idriche, che crea un sacco di problemi. L'ultimo esempio è questo. Se un inverno tutti stiamo male, compriamo tante medicine, facciamo crescere il prodotto interno lordo. Quindi più stiamo male, più aumenta il nostro benessere. Se invece stiamo bene e non compriamo medicine, facciamo decrescere il prodotto interno lordo. Più stiamo bene e più diminuisce il nostro benessere. Io, chi è quello scemo che ha inventato questa cosa? Non lo so. Che il nostro obiettivo non sia quello di accumulo di ricchezza, ma altro. Direi che non è accumulo di ricchezza, ma è accumulo di cose. Per accumulare cose dobbiamo prendere delle risorse della natura. Queste risorse hanno due caratteristiche: o sono risorse non riproducibili, per esempio le fonti fossili, e più ne consumiamo per avere tante cose, meno ne restano. Se ne restano di meno, come sta succedendo adesso, aumentano il prezzo delle fonti fossili, diminuisce la disponibilità, aumentano le guerre per controllare le fonti fossili, aumenta per esempio la necessità di fare delle centrali nucleari. Cioè, quando io non lo sapevo, ma una volta, mentre ero in automobile, acceso la radio, c'era una giornalista italiana che vive in Giappone e racconta che i giapponesi hanno dei grandi consumi energetici, per cui hanno bisogno delle centrali nucleari. Uno degli elettrodomestici più diffuso in Giappone, sapete qual è? La tavoletta del water riscaldata. Cioè, e poi per avere la tavoletta del water riscaldata, cioè vuoi avere il riscaldamento del quadricipite, no? Hai bisogno di centrale nucleare e ti metti a rischio di quello che è successo in quella situazione lì. Allora, questo, cioè, dobbiamo cominciare a ragionare che tante cose, non è vero che è una ricchezza, e tante cose, che significa esaurire le risorse della natura. Se invece sono risorse rinnovabili, per esempio la vegetazione, noi ne consumiamo in un anno di più di quello che la natura riproduce. E lo chiamano alcuni studiosi l'overshoot day. Cioè, entro un anno la natura produce una certa quantità di risorse rinnovabili, noi ne consumiamo tutte entro il mese di luglio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualcuno che non consuma le risorse necessarie per vivere, perché noi ne consumiamo di più di quelle che sono necessarie. Allora, capire, è vero che avere tante cose significa stare meglio? Cioè, noi abbiamo confuso il concetto di benessere col concetto di tanto avere. Attenzione! Oh.